E bentornati incredibile da Sus Run con il nostro Sus incredibile. Sto guardando di qua perché oggi Sus si è spostato, non sta più davanti a me, si è messo alla mia destra incredibile su Elden Ring. Sto guardando il calendario e tra un mese esatto dovrebbe uscire il DLC. Noi siamo ancora lontani da finire il gioco, più che altro perché sto facendo un minimo di esplorazio, perché vorrei cercare di avere un po' di potenziamenti per il DLC, che poi più del DLC e espansione saranno certe mazzate, ragazzi, che voi non avete idea. L'altra volta abbiamo sconfitto lo spirito di Godfrey incredibile, che mi ha causato un pochino di problemi, perché, come dire, Sus è un piromante, usa i poteri dragonici e quello spirito è immune sia al ghiaccio che alla marcescenza. Per carità, non so se questo vestito glielo lascerò a Sus, però ammetto che non gli sta malissimo a Sus questo vestitino simpatico. Qui prendiamo questo, buttiamo giù la scala. Allora, se non sbaglio, uccidendo Morgoth, non... Ma scusami? No, 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 no! E tu, scusami! Sì, vabbè, buongiorno! No, 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 amica mia! E chi se la ricorda questa? Ma quando prende il colpo? Cioè, ma pure questa è immune alla marcescenza, fammi capire, ma sono tutti immuni alla marcescenza? Ma com'è sta cosa? Oh, l'abbiamo fatta, va? No, è immune pure questa. Vabbè, ragazzi, io con tutto l'amor del mondo userei questa tecnica subdola, perché questa mi sa che... Ecco fatto. L'ultimo colpo glielo diamo in dual. Ecco fatto, come i veri campioni. Vi giuro, non mi ricordavo minimamente questa matta qua. Oh, fatto via colpo. Ah, era solo una random, era uno degli assassini e basta? Comunque, vi stavo dicendo, ricordo molto male, oppure uccidendo Morgoth non cambiava la conformazione della città, perché mi roderebbe. Il mondo di gioco cambia quando tu bruci l'albero, giustamente, e quando sblocchi la runa della morte. Quindi, io posso uccidere Morgoth tranquillamente? Spero di sì. Io direi di evocare la nostra amica. Io mi vorrei rimettere un attimo i nostri amici, perché mi pare che lui soffriva veramente tanto il sanguinamento. E poi, niente, lo purgheremo col ghiaccio e la marcescenza. Anche se penso sia immune alla marcescenza. Lui mi ricordo era molto debole al ghiaccio, quindi vedremo. Evochiamo la nostra amica. Perfetto, ho sprecato una pozione. Vabbè. Non so se Sus ha qualche cosa da dire, eh. Sus ha qualcosa da dire. Guarda, io sto andando a fronte a Morgoth, eh. Mamma mia, quanto è bello, Sus. Allora, capri, intanto stiamo calmi. Fammi vedere quanto è carina Merin adesso. Ecco, ti accontentato. Mamma mia, ma guardate quanto siamo carini insieme. Lei con il suo coltellino, Sus. E il vostro Sus con la sua grande lancia. E ci siamo capiti. Allora, Cameron, vai e sconfiggi Morgoth, e così conquistiamo la capitale Sus, che non è Roma, ma va bene comunque, perché il vostro Sus vuole tutto, conquistare tutto. E poi arriviamo anche a te, Malenia, preparati. Avevo visto alcuni video di ragazzi che hanno speculato sul DLC e hanno dedotto che una di queste sedie era di Mesmer. Non so se sta cosa è Sus vera, eh? Però mi sa che non è vera, perché lui adesso dà per nome tutti quanti, vedi, Godric. Michela e Malenia. Mi sa che non era vero. Rykard. Luna Princess. Adesso lui mi pare che zooma dall'alto, vedi che sembra... Vedi, lì ce ne manca uno, vedi? Da quella parte ne manca uno lì in mezzo, quindi forse quello era di Mesmer, che è stato completamente radiato da tutto perché ha commesso un crimine assurdo. Pillagers emboldened by the flame of ambition. Rid upon thy meager grave. Che spettacolo. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Wow. Molto bella sta cinematic. Allora, evochiamo loro. Vabbè, il mio piano era... Il mio piano ovviamente non era questo, però facciamo che va bene così. Allora. Ok. Va bene così. Va bene. Ok. Mi sa che è immune. Giustamente. Ok, scappiamo.
Questa era una mossa fighissima. Ah, perfetto, mi ha preso la grande. Vabbè, ci sta. Questa è una boss fight che mi adoro, quindi morire contro Morgoth ci sta. Mi rende felice. Ah, non ricordavo minimamente questa cosa. Niente. Ok. Va bene. Devo usare di più il soffio di ghiaccio. Gli ho sparato tipo 3 volte quello della marcescenza, che giustamente lui è muore. Devo andare qui e poi si sblocca il falò incredibile. Adesso andiamo dall'albero. L'albero ci dà una frienzonata di quelle pesanti. Pensa essere frienzonato all'Elden Ring. Ovviamente ragazzi cambieremo arma. Non è che adesso per tutta la vita mi porto una lancia, che come avete visto non è che fa, come dire, un danno allucinante. E deciderà di andare sulla montagna Sus. Eccolo qua. Sinceramente io non ho ancora pensato qual è l'arma definitiva per Sus. Vorrei una lancia interessante, capito? Una alabarda interessante. Però così su due piedi. Io avevo detto a inizio serie che Sus voleva la lancia arborea. E per carità prenderemo la lancia arborea, perché effettivamente l'idea di fare quella specie di super trivellata Sus è abbastanza simbolica. Però per andare laggiù devo continuare la missione di Fia. Fia l'abbiamo abbandonata parecchio, eh. Ah, lì no, perché per carità, mi ricordo che c'è sta il duo di cavalieri che mamma mia. Se io volessi arrivare alla torre di Morgoth, devo fare un giro Sus? Io mi ricordo c'era una grotta Sus che mi portava un boss e dal boss si andava alla torre di Morgoth. Potrei ricordarmi molto molto male? No, perché poi Malenia... No, mi confondo con la torre di Malenia, però la torre di Malenia era in mezzo al nulla. E c'era pure quella un teletrasporto, mi pare. Vediamo, se riuscissimo ad arrivare alla torre di Morgoth ci sarebbero da ammazzare quegli altri due fratellini simpatici. Però potrei star dicendo una cavolata. Io mi ricordo che qui c'era una grotta. Però sarà questa la grotta che dico io o no? Mi sa di no. Galleria sigillata. Ma mi sa che è questa invece. Potrebbe essere questa, ragazzi. Potrebbe essere questa. Proviamoci. Pure questa. Bene. Ma mi sa che forse è questa. Non lo so, ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti, mi sa che ci ho preso. Sì, ok, era questa, meno male. Beccate un po' di ghiaccio. Beccate questo. Fratelli, almeno. Ecco. Ok. Eccolo, via. Molto bene. Spadone del campione Donice. Molto molto bene, incredibile. Oh, livello 100 siamo, eh. Portiamo mente a... ancora un po' su, eh. Tanto piano piano. Quella di Morgoth mi pare che sbloccava gli HP, eh? Che fail, ragazzi. Non era questa quella di Morgoth. Questa allora è Rygard, perché Malenia è in un posto sperduto. Questo mi sa che è Rygard. Vabbè. Possiamo fare due cose prima per finire l'episodio. Ci prendiamo la lancia leggendaria oppure andiamo per la strada della montagna. Mi sa che mi provo a prendere la lancia leggendaria. Che dite, ragazzi? Sto dando per scontato che mi ricordo la strada, ma non è che io me la ricordo bene la strada, ragazzi. Lo dico sinceramente.
Ah, bene. Beh, ragazzi, che fai? Te ne privi? Siamo morti. Mi stanno ragdollando? No, forse siamo vivi. Diciamo che ho fatto una pro move veramente importante, perché ho schivato l'inferno e sono sopravvissuto. Una cosa del genere, ragazzi. Ma lì c'è il gargoyle. Ah, qui c'è il segreto e va bene. Ma come ci arrivo là? Ok, lì c'è il cavaliere del crollo. Lì devo arrivare. Come ci arrivo? Ma posso saltare? Ah, bastava fare questo? Serio? Vi giuro, io l'ho fatto così di intuito. Dico, vabbè, ma forse basta saltare dalla balconata. Ma non so se questo era il modo. Ditemi voi, ma era questo il modo per fare sta cosa? Ma non so neanche se la posso usare con sta lancia. Ovviamente non la posso usare. 40 a destrezza. Ah, capisco. Ma posso usarla in dual? Ah, posso usarla in dual. Spicy. Io non so se l'hanno patchata, l'hanno nerfata, perché una volta era fortissima questo affare, Dovremmo cambiare build, però. Ce l'abbiamo un coso da dare a Rennala? O non ne abbiamo manco uno? Ma un po' vedete? Non ne abbiamo neanche uno? Forse lo vendeva coso? Il tipo sus qua? Dai, ti prego, dammi una gioia. Dimmi che vendi uno di quei affari per cambiare build, ti prego. Mamma mia quanto sto godendo, ragazzi. Sto godendo in una maniera che non avete idea. Dai, andiamo da Rennala, allora. Mi sa che cambiamo sus per la prima volta. Tanto ne troveremo sai quanti per cambiare build. Ora, l'unica cosa che non mi ricordo è la lancia arborea. Quando la troveremo, se scava su destrezza o su forza. Più o meno lascio le statistiche uguali e devo mettere 40 a destrezza invece che forza. Proviamo un po'. Dai. Allora, 40 a destrezza intanto. Va bene. Andiamo un po', conferma. Va bene, ragazzi, a questo punto la potenziamo subito. Questo cambiamento di sussa potrebbe essere molto spicy, Lancia di Grand Sax. Andiamo un po', più uno. Possiamo portarla ancora un po' più su, che dite? Livello 2. A questo punto la voglio un attimo testare. 815. Non lo so, vedremo. In caso sarà una delle armi che porteremo sopra. Per adesso sto potenziando un po' di armi pure per provare un pochino, no? Ma non è male, pure la nostra bellissima labarda sus la porteremo su, con calma. Dovrò farmare parecchio, però dai, secondo me potrebbe regalarci delle sorprese quest'arma, soprattutto andando avanti. In fondo i suoi 800 li fa. Non è male, secondo me. Nelle condizioni in cui siamo. Vabbè ragazzi, che dire, io farmerò un po' di livelli per il prossimo episodio. Che go, sia con voi, ci vediamo prossimamente con nuove avventure su Elden Ring incredibili. Sus, è senza parole perché credo gli piaccia da morire, ve lo faccio salutare Sus, guarda quanto è carino Sus, guarda. Chissà perché quando lo inquadro così non parla mai, di davanti a tutti quanti che ti piace la lancia nuova. È molto timido, vedete ragazzi, non parla molto. Ma detto cameraman! È molto, vedi, è abbastanza sus, vabbè dai, però gli è piaciuta la lancia, incredibile. Che go, sia con voi e ci vediamo alla prossima puntata.